Ben ritrovati nella mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un video di Chef Alex. Allora, spaghetti alle vongole. Qui nell'alternanza tra cucina asiatica, estera, stellata, tradizionale italiana. Stasera andiamo a toccare un piatto che chi di voi non adora, dai. Spaghetti alle vongole è pazzesco, è buonissimo. Ma siamo sul canale di Chef Alex, quindi una ricetta che negli anni 80 spopola, ma che ha una caratteristica che può piacere ovviamente, o magari no, ma che possiamo migliorare. Lo spaghetto alle vongole generalmente viene servito con una svalangata di prezzemolo. Ci sta, lo adoro. Però stasera volevo dare un tono diverso, quindi oltre alle vongole e agli spaghetti, al posto del prezzemolo andiamo a utilizzare gli spinaci. Purtroppo la stagione è finita, quindi qua ho quelli surgelati. Sapete, se siamo in stagione abbiamo quelli freschi, ottimo. Anzi, dopo, durante la cottura, darò qualche suggerimento per gestire sia gli spinaci freschi sia i surgelati. E questi gli ingredienti principali. A contorno, per portarci a casa il piatto, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, mi raccomando buono, vino bianco, mi raccomando buono, pepe, sale grosso per la pasta e sale fino. Questi gli ingredienti, andiamo a vedere tutti i passaggi per portarci a casa uno spaghetti alle vongole con crema di spinaci più su di livello. La vostra cucina in casa, se mi seguite, vi darà molte più soddisfazioni. Usciamo dagli schemi. Innoviamo. Dopo? Ok, portiamo a bollore dell'acqua in una pentola e andiamo a mettere dentro gli spinaci. Ora, come vi ho accennato, spinaci freschi. Possiamo farli sia nell'acqua che in padella. Questi cubotti, perché di solito quando si comprano surgelati sono cubotti, li mettiamo nella padella senza nessun condimento. Quando iniziano a sciogliersi un pochino andiamo a salarli e qualche minuto, 4-5 minuti e ci siamo. Per quelli freschi possiamo farli anche loro sia sbollentati, una decina di minuti in questo caso, o in padella anche loro, anche qui senza condimenti. Salandoli lasciano la loro acqua e la loro acqua di vegetazione sarà il liquido di cottura. Comunque ci sono tanti modi per andare a gestire gli spinaci, però i principali, diciamo quelli più diffusi, sono o sbollentati o in padella. Poi c'è il vapore e possiamo aprire un mondo anche qua. Ora ho messo gli spinaci surgelati nell'acqua bollente, li lascio andare 2-3 minuti, anche 4. Dopodiché prepariamoci una boule o bastardella, se vogliamo dirlo in italiano, perché una volta pronti andremo a metterli in acqua. Mettiamoci anche del ghiaccio, perché almeno la clorofilla non va a ossidarsi, non perdiamo il colore e rimangono di un colore vivace, come basilico e come con tutte le altre verdure che si vanno a sbollentare. Una volta sbollentate, acqua ghiacciata per tenere il colore. Tra qualche minuto, o meglio per voi sarà a dopo. Passati 4 minuti spegniamo il gas, prendiamo i nostri spinaci e andiamo a metterli subito nell'acqua col ghiaccio.
Ora, mentre li lasciamo raffreddare, partiamo con le vongole. Accendiamo il gas sulla padella e andiamo a mettere le nostre vongole. Mettiamole in padella, mettiamo proprio un goccino d'olio. Un spicchio d'aglio in camicia, quindi schiacciato. E un pizzico di sale. E andiamo a coprirle. 4-5 minuti, il tempo che si aprano tutte bene. Passato un minuto o due, andiamo a sfumare con un bicchiere di vino bianco. Ok, passati pochissimi minuti, le vongole sono tutte aperte, per cui spegniamo. Ricopriamo e le lasciamo riposare. Andiamo a occuparci della nostra crema di spinaci. Si raffreddati, andiamo a travasarli in un contenitore. Ci aggiungiamo un cucchiaio d'olio e un pizzico di sale. Perché invece se li avete fatti in padella e li avete già salati, come vi ho spiegato prima, sbollentati quelli freschi già salati, non c'è bisogno. E andiamo a frullare. Ragazzi, guardate che colore meraviglioso che ha questa nostra crema di spinaci. Ok, andiamo avanti. Riportiamo a bollore l'acqua dove abbiamo sbollentato gli spinaci. Andiamo a salare e a calare la pasta. E intanto le vongole al calduccio, adesso andiamo a toglierle dalla valva, che non è la vulva. Vabbè dai, questa passatemela. Dai, andiamo a pulire le vongole intanto che si fa la pasta. Ok, andiamo a eliminare l'aglio che ha fatto il suo dovere. In questa fantastica acqua di cottura delle vongole andremo poi a farci saltare la pasta. Mamma mia. Andiamo avanti. Ok, quelle sgusciate le rimettiamo nell'acqua della loro cottura e ne teniamo invece qualcuna col guscio per l'impiattamento. Aspetta un attimo, non si spreca nulla. Quando mancano 2-3 minuti alla pasta, spostiamo. Mancano pochi minuti di cottura alla pasta, quindi spegniamo il gas. Accendiamo il gas sotto la padella massima potenza e travasiamo. Ok, teniamoci l'acqua di cottura qua a portata di mano, anche se qua di liquido ne abbiamo tanto, perché adesso l'amido della pasta, come spiego sempre, va a legarsi con la parte liquida per formare una bella cremina. Quindi aspettiamo che si rapprenda un pochino e poi iniziamo a saltare. Andiamo a prendere la nostra pasta con una pinza, giriamo, ci aiutiamo anche con il mestolo, come se fosse una forchetta, e la disponiamo per lungo.
ne disponiamo qualcuna ai lati e andiamo a chiudere, no, non è a chiudere, a condire con la nostra crema di spinaci. Il piatto è pronto, ci vediamo a tavola per la chiusura finale e la parola dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me. Per iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto, mettere un bel like a questo video se vi è piaciuto, attivare la campanellina per non perdervi le prossime video figate e condividere questo video con tutti i vostri amici sui social, dove mi seguite anche Instagram, ho aperto un canale Telegram, insomma trovate poi il link in descrizione per seguirmi ovunque. Adesso chiudiamo il piatto. Una macinatina di pepe a gusto, se piace, a me piace, chi mi segue lo sa. E come saranno questi spaghetti alle vongole un po' più su, senza la svalangata di basilico ma con la crema di spinaci un po' più delicata. Allora, spaghetti, spaghettoni, questi sono bucatini, pasta lunga però è meglio. No, vabbè, anche con questo piatto posso morire felice. Andiamo a prenderci una vongolina con sopra la crema. Pazzesco. Lo spaghetto alle vongole raggiunge livelli che dovete provare. E poi farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Provate a farli. E davvero ditemelo. Ditemelo cosa ne pensate. Perché qua si sale. Io ringrazio di cuore chi è iscritto al canale, chi mi sostiene, chi lo farà guardando questo video. Perché se YouTube non vede che il canale cresce me lo affonda. Io sto qua perché non ho le bambole per niente. E quindi noi ci vediamo alla prossima video figata. Buon appetito. Muah.